Ma che hai fatto, Giga? Ma che abbiamo fatto? È una catapente che non si scorda mai. Rimane lì con te per sempre, dici. Se non sbaglio, Avicii aveva pure un figlio? Pure cane ha figa e soldi, però ancora qui. Io non credo di avere né figa né soldi, però. Ciao Tony. Sì, l'ho sentita, Lucius. Hai cazzo e soldi. Mamma! 3 mesi è Natale, eh? Ti rendi conto? Ciao Cobra Kid. Mi chiedo se. Mi chiedo che cazzo c'è in testa su raga. Ciao Giulia. Giulia chi? Lofi Yoru, grazie al follow. Banane. Per 3 mesi è cambiata 10k. 100k. Ciao Giulia, Giulia sono io XD. Ah, ok. Ah, e che ne sapevo io, mate. Ciao, ciao, allora Giulia, come stai? Pensavo l'altra, quale? Sto vedendo una gringiata. Come va giù, tutto bene? Buono. Se siamo il Vidal. Bar? Io prendo dopo Rit, mate, perché a me non importa niente, bro. E io non mi importa, io vinco anche senza. Cioè, io ho preso dopo Rit apposta, perché tanto vincevo lo stesso, cioè non mi importa, bro. Cioè, se no sto gioco è troppo facile, do un po' in ta, perché se no non mi diverto più, non mi diverto più una volta. Dovremmo fare pure l'execution. Non so chi ha più avuto tra l'Atrox e la Fiora. Criserone, con quella faccia sicuramente te. Pezzo di merda. Eh? Che dici? Attenzione, Gankbot, Suragano Flash. Lissner entrambi. Jarvan e Q a caso sotto la tua avversaria. Caitlyn che va a Nocturne. Jarvan Flash out. GGGG. Bravi ragazzi. Nocturne. Oh, ma io che sto a fa qua? Brava Caitlyn. Piccolo. Una piccola da Faience. Live di poker venerdì pomeriggio. E lunedì sera anche io devo andare live col poker, finalmente. Prima di dove faremo live. Toda gioia. Fino al 22 ottobre a 3,50. Beh, sembrano belli golosi. Che film ci sono? Carini da vedere. Baited. Aiutiamo a pushare, bro. Pushami tutto, pushami tutto. Via. La gambata abbiamo fatto su Discord, sì. Cane, ma te la fai poker ogni giorno? Dico offline, offline. No, un tempo facevo poker ogni giorno.
Però mi ero reso conto che stavo assumendo delle abitudini troppo. Cioè, in realtà andava bene, però avevo delle abitudini troppo brutte. Cioè, non curavo più, non mi curavo più del mio aspetto fisico. Cioè, a livello alimentare, scusami, sti cazzi del fisico, proprio a livello alimentare. Pari abbiamo fatto, Dede. Sei spesso che usciva, nice. E non curavo neanche più, magari, la mia. Altri piccoli aspetti della vita, no? Che sia uscire con gli amici, passare un po' di tempo più con le persone che magari molte volte vado usci nuovo e gioco a poco stasera invece. Ho fatto una scheda un po' migliore dove ho più tempo libero e gioco un po' di meno a poker. Sì, voglio però adottarla per 3 mesettini fino a dicembre e vedere come va. A me non era troppo stressante, io in realtà ce la facevo a reggere. Cioè, io ero arrivato a lavorare dalle 15 alle 18 ore al giorno, ragazzi. Per buoni 5 mesetti, per quanto giocavo e studiavo. Però mi piaceva. È riuscito Avatar, è vero. Ma perché poi esce Avatar 2 Mate. Fuori Tallinn sono stato bene, Mate. A Tallinn è stato bello. Ho visto un nuovo tipo di città, un nuovo tipo d'ambiente. Le ragazze lì, Mate, sono molto molto più espansive rispetto a qui. Cioè, ad esempio, ero entrato a un bar, non so che tipo di bar fosse. E viene questa signorina e fa blowjob 50 euros. Faccio. Ah no, qui sono veramente proprio molto espansive, capito? Guardi. Quindi è un po' tutto così. Comunque, a parte gli scherzi, là le ragazze sono totalmente diverse rispetto a qui. Cioè, sono molto più espansive. Magari ti guardano, ti sorridono. Se ci vuoi andare a parlare, ci riguardano, ti sorridono nel senso che magari se vuoi tipo un approccio, no? È molto più facile farlo perché non è che ti guardano, ti snobano così. Cioè, molto più chill, tutto più tranquillo. Ti ci puoi pure mettere a parlare. È molto. Dal punto di vista, mi ha apprezzato tantissimo. Comunque, vabbè. La gita fuori porta a Tallinn, considerando il poker e la gita in totale, abbiamo fatto meno 2K. Questo perché avevamo smezzato con Ammon. Se avessimo smezzato con Ammon, avremmo fatto meno 3K e 2, considerando poker e gita totale. Quindi da mangiare lì, il viaggio, eccetera. Se sorridono e non hanno l'insalata in mezzo ai denti, non mi interessa, thank you. Andiamo via. Gotta back, bro, gotta back. Ciao, ciao Alaska in Quest. No, Rumiotto, che intendi? Sono come le tipe in Erasmus qua. Sono le italiane che se la pensano d'oro. Vabbè, fin quando ti sei divertito sono ben investiti. Sì, infatti mi sono divertito, sono stato bene. E poi ho riampliato la mia conoscenza dell'inglese. Cioè, là ho conosciuto Jeff, un ragazzo che veniva dagli UK che era sempre ubriaco marcio. Cioè, questo si faceva 15 birre al giorno, stava lì a parlare. Cioè, gli ho pure raccontato, mi ha lasciato Valentina. Mi fa, ah, fucking girls, you know, but... Poi ho conosciuto un altro ragazzo che veniva da Romania, però non mi ricordo il nome. Ho conosciuto un ragazzo che veniva dall'Australia, vicino Melbourne, non mi ricordo dove, che si chiamava Zach. Cioè, ho conosciuto varie persone, sono là a parlare, a chiacchierare, chilling. In teoria no, Lucas, non potessi. Vabbè, Alaska, che ci vuole? Devi imparare. Mio fratello è inglese. No, ma actually... A me piace... Conosce persone nuove e mi piace un casino. Fucking love it. Qualche pettinatore qua. Ammazza, sì, giù, stupenda, veramente bella. Veramente molto bella. Comunque io ci sto pensando che la mia vita ultimamente sento tantissime volte il nome Giulia, no joke, oh, e il nome Valentina pure. È pazzesco, ho circondato da Giulia e Valentina. Come dicevo un vecchio saggio, donne, cazzi e cazzotti. No, Madonna Carmine. Cioè, quando ti ho fatto la coca? Non proprio direttamente, ma è successo. Io conosco uno Zan che viene dallo stereo e non sto manco scherzando. No Zan, Zack, mate, Zack. Ed è destino provarci con la Randis, ma no. Non ci proverò mai con la Randis.
La vedo come una sorella. Una sorella che potrebbe per sbaglio incastrarsi nella lavatrice. Sì, Zach, sono dislessico. Arrivederci, sei disgrafico. No, vabbè, no, vabbè. Colazione del fa. No, vabbè. Eccolo, Dede, di è. Diciamo che sono nomi molto usati soprattutto nei nostri anni. Tru, 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 tru. Ma ragazzi, ma sapete, al primo giorno che stavo a giocare a poker, c'era una ragazza al tavolo a sinistra. A un certo punto sta per andare via dal tavolo e un signore fa e non riusciva ad alzarsi. E un signore, tipo, c'ha avuto in realtà 40 anni, fa, "Are you stuck?" Lei ride e fa, "Yeah." Io mi guardo il signore e faccio così, tipo. E il signore si mette a ridere, faccio, "Oddio. Oddio, stavo già memando. Stavo già nel meme io." No, vabbè. No, vabbè. Colazione del. No, vabbè. Putin, Putin, sto con tua madre. No, vabbè. E si chiamava Giulia? Ma che cazzo, non so come si chiamava. Olena, Olga, come si chiamerà? Isho, Brody. Good, good. Toda gioia, toda bellezza. Altro poker, sarà stato un casting porno. Era velato per caso? Questo Zack? No, non era velato. Ma magari. Allora, sai come si chiama su Instagram, se non sbaglio? Mi ha followato, poi lui non mi ha rifollowato dietro. L'ho cancellato. Si chiama Zack Deuce. Deuce su Instagram. Zack, tecno basso, Deuce. Du. Oh, cazzo. Oddio. Non c'ero arrivato. Pardon moi? Et je m'appelle Daniel? Et je suis franc? Oh! Oh! Niente, ecco. Ecco che ho fatto simpatia, dice, per quello. Oh, bello, bro, bello. Oh, goloso, goloso. Oddio. Zack El. Vabbè, ma un po' di danni per te ci sta. Il team comunque non è troppo head. Io direi di andare sul breaker dritto, ma che ci frega. C'è una bella executioner, tabi. Quindi eri d'accordo con Zack? No, 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 assolutamente, assolutamente. Forse è quello salvo, chi lo sa? Nessuno può sapere quello che non sa, chi lo sa, che non lo sa nessuno, perché lo sa solo lui. Mamacita. No, Increative, ma stiamo scherzando. Per favore, bannatevi solo il messaggio di Increative, ma stiamo scherzando, non mandiamo questi messaggi. Fate fare un bel volino di 10 minuti in credit, così se riossigena il cervello. Sto pazzo. No, ma Giulia Premi che dice? Ammon, dai! Con cui c'è la tua madre che ti fa il letto? Non lo sta rifacendo. Mi sta sputando sopra. Ma perché rifai il letto se io stasera ci dormo? Non c'ha senso, sprechi tempo, sprechi tempo. Ah, come dire, è come dire. Oddio Giulia. Ma che riserone, ma non è veramente, non è veramente. Sì, si chiama Giulia Premi, ma non è lei veramente. È Dead Rock che trolla. Meglio Alrund o Kasumi? Ma perché? I don't know. Sono due ragazze completamente diverse.
Kasumi idea. Facciamo Kasumi ha dei bei lineamenti, lineamenti molto forti. Non è... Cioè, forti però femminili, capito? Però perde perché è napoletana. Scherzando. Passo, toc toc, chi è? Olè, ciapa, ciapa, ciapa me il cazzo. Stanno lì dietro, stanno? Occhio, occhio. Andate in affanculo, porco dinci. Next time, buddy, next time. Kasumi è troppo perfetta. Ah, mo facciamo scegliere mamma cane, guarda. Mo scegliere mamma cane. Vai. Mamma, c'è un'asso sfida tra due ragazze. Devi dire secondo te qual è la più carina. Sì, cerca di essere oggettiva. E benvenuto nelle cagne di cane. Minori Kita, benvenuto nelle cagne di cane. Mini Orikita. Grazie mille del supporto, mi ricordo cane, ma per una foto piedi, foto piedi stai a chiedere troppo, bro. Stai a chiedere troppo. Ti posso mandare solo una foto del cazzo, i piedi mi sembra troppo esagerato. Grazie mille del supporto, dici proprio mese, benvenuto nelle cagne di cane. F5 in chat per riavviare le live non vedere più velocità e punta sui nuovi vantaggi. Per vedere quali sono i vantaggi. No, vabbè. La sub, no, vabbè, non ci credo, no, vabbè. A me va bene. Mamma mia. Guarda, secondo te. Guarda. Guarda le foto di questa ragazza prima. Sì, sì, allargala. Sì, sono neri. Sono nei. No, ma non so. Sono filtri, sì, sì. Amo, non lo so, dipende, vediamo come la prendo l'inquadratura. Eh sì, perché... E lei è wild, uno spirito libero. È free. Vabbè, ora ti faccio vedere un'altra ragazza. E tu mi dici, secondo te quale due qual è la più carina? Non lo so, mamma, tieni, tra questa e questa. E alle Rendis. E muta secondo i vantaggi, Mini, mi raccomando. Ti piace più alle Rendis che Kasumi? No, la seconda, la prima. La prima. Questa, mamma, mo, questa. Piace a Barbo. Piace a Barbo. C'è scritto, piace a Stefano, ma... E altri 4.000. E altri 4.000, ragazzi. Barbo! Barbo, ma che mi combini? Mascalzone! Quindi tra Kasumi Sen e alle Rendis, Kasumi Sen è più carina, secondo te. Ok. Secondo me ha proprio i lineamenti più belli, non che piace a me. Quindi stai dicendo che la seconda ha proprio i lineamenti brutti? No, no, non ha brutti, però il viso mi piace più. Gli daresti una botta? Che vuol dire? Due maschi, sì, una vale l'altra. Allora, tra quelle di prima, mamma, è un'altra sfida, cioè vieni qua. Capite, qua c'è pure tutti i like barbo. E quest'altra. Non è niente più bello. E tra quest'altra. Tra la prima e questa. Tra Kasumi e Monashon. Cioè quella che piace a me. Sì. Mi dissocio, mi dissocio. Beh, questa fisicamente sta messa bene, no? Lo vedi? Molto carina. Però la prima c'ha lo sguardo smaliziato. Questa... C'ha lo sguardo, dice, da più zozza? No, proprio più smaliziato. Più femminile. Più, più da. Femmina. Queste sono ancora cresce. Hanno lo sguardo. Sì. Dici che se prendono un cazzo ma non sanno che facce. Dici che se prendono. Che fanno, però... Prendono un cazzo ma non sanno che facce, vero?
No, adesso fa. Ah, ma adesso fa una domanda. Se tu non mi rispondi. Secondo me quella è più femminile. E che ne so? È più femminile. Ah, ok. Queste sono molto carine. Sono vestite pure queste. Ah. Da, però fanno lo sguardo meno. Meno da? Meno? 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 Meno intenso. Meno intenso. Attira, no. Ah, non è uno sguardo che dici, mazza questa. No, però, a comparire meglio sono una femmina. Ah, certo, no. Certo. Bella Polone. È stato un bel momento, Polone. Sto facendo una sfida con mamma a chi fosse la ragazza più bella. Che abbiamo fatto vedere due profili Instagram. Mamma cane, però. Clip a go-go. Prima clip le rendi subito. Che si incazza con mamma e gli darà della troia sicuramente. Poi faccio vedere a mamma che si incazza. Ma questa mi ha dato della troia a me. Sta puttana. Un po' di buono. Tre belle ragazze. No, assolutamente, assolutamente. No, no, certo, certo. La prima dici che è una che a letto te fa. Ti rimuovi i connotati. Che ne so, ma. Te lo sto chiede. Io lo guardo come mamma, non la guardo come mamma. Quindi tra tre. Se dovesse nascere una figlia. Se dovesse nascere una figlia, tra tre riesci a far nascere la prima. Sì, e meno dro. E meno con lo sguardo intenso. Ciu! Ah. Mamma cane si impaga Sumi, sì. Vabbè, Kasumi è vendicativa, ma mamma cane ha detto che Kasumi ha vinto la sfida, quindi c'è poco da vendicarsi. Sì, ha lo sguardo più intrigante, Kasumi, ci sta. Ma è banale solo se lo usi come offesa, Anoman. No, sto parlando con un ragazzo. 5 minuti te la preparo. Sì, va bene, grazie. Sì. Scrivi Kasumi su Instagram. Arrivo. Sono riposizionati benissimo. Fai vedere i Tom. E non so che sia. GG ragazzi. GG. Vediamo un coloso video di Richard e poi facciamo una colosa gamblata. Abbiamo fatto 20 sub. 3 win 2 lose. Ma torniamo di uno? Ragazzi, neanche 20 sub abbiamo fatto. Porca miseria. No, non l'abbiamo fatta. Sindere 1 grazie al follow. Vediamo quanti sub abbiamo. 14 sub. Allora ragazzi, facciamo così. Vediamo il video di Richard. Ok, video di Richard. E se riusciamo ad arrivare a 18 sub, facciamo il giveaway. Buono. Set game. Poi facciamo anche quello su casino dopo. Set title.